Ale, sarai sempre nei nostri cuori, ti vogliamo bene. Così uno striscione apparso sulla ringhiera della chiesa parrocchiale di San Pelino, frazione di Avezzano, ha accolto l'arrivo nel pomeriggio di ieri della bara bianca della piccola Alessia, morta a 12 anni nel parco dell'oratorio, travolta mercoledì pomeriggio dall'altalena sulla quale stava giocando. Intanto si è appreso che la bambina è deceduta per i traumi gravissimi alla testa. Proprio per questa evidenza, la procura non ha disposto l'autopsia, ma solo la ricognizione cadaverica effettuata dal medico legale Cristian Dovidio. In un clima di grande commozione, il feretro è stato posizionato al centro della chiesa. Accanto è stata installata una gigantografia della bambina in abito bianco nel giorno della prima comunione. Dietro la bara bianca i genitori Petrit ed Eda e la nonna, insieme alla sorella maggiore di Alessia, Giulia, 17enne. La salma è stata vegliata tutta la notte dagli abitanti della frazione e dalle tante persone arrivate dall'Albania, di cui sono originari i genitori. Presente anche il giovane Don Antonio Allegretti, inconsolabile, in lacrime. Il parroco è fra le tre persone indagate per il crollo della struttura. Gli altri sono il vice sindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, e il dirigente comunale Antonio Ferretti. Secondo gli inquirenti si tratta di avvisi di garanzia tecnici, comunicati oralmente ai legali dal momento che le indagini continuano, in particolare sull'esame della proprietà dell'oratorio e sulla convenzione con il comune di Avezzano. I funerali si svolgeranno proprio nella chiesa all'interno dell'oratorio dove si è consumata la tragedia. Intanto ad Avezzano è lutto cittadino e sono state sospese tutte le iniziative di settembre in segno di vicinanza.